450 dipendenti di Idel Standard verranno messi in processo di mobilità. E l'ente della Regione Friuli Venezia Giulia, la Serracchiani, a questo punto vi recate, in italiani, hanno pagato che quando le cose andavano bene si sono presi i contributi da parte dei cittadini chiani. Avete cercato quantomeno, ma li invito a fare ed a proferire lo stesso, a profondere lo stesso impegno anche per questa erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga. Minuto. Sì, grazie Presidente, signor Ministro, premesso che i lavoratori non ricevono alcun contributo di sostegno al reddito, sbloccare ulteriori 400 milioni che dovrebbero servire alle regioni per pagare le ultime mensilità, come ad esempio il Veneto, hanno convenuto con le organizzazioni sindacali di prorogare fino al 31 agosto, finito, e gli ammortizzatori che scadevano il 30 giugno, così anche Lombardia. E mobilità in deroga sia un problema molto pesante e al quale stiamo lavorando da mesi. Purtroppo la situazione che ci siamo trovati di fronte all'inizio di quest'anno è stata quella di, posso darvi la notizia, oggi è stato firmato il nuovo decreto dal Ministro del Lavoro, dal Ministro dell'Economia per ulteriori 400 milioni che appunto serviranno a completare il pagamento sul 2013. 1 miliardo e 400 sul 2014, c'era un evidente quindi oggi abbiamo affrontato e risolto il tema del pagamento di questi ulteriori 400 milioni, nell'arco della prossima settimana reputo che sia possibile, ci rende evidente che la situazione così come era normata produceva un effetto che non è tollerabile dal punto di vista dei costi, questa è la fase di attività del nostro governo sulla materia. Grazie Ministro, facoltà di replicare la deputata Monica Gregori.